grazie per l'Italia di Sant'Anna, grazie di essere qua, grazie di essere presenti al nostro incontro di stasera e grazie di essere in questa piazza per ascoltare quello che abbiamo da dire, quello che fa parte della nostra proposta politica. La proposta politica è una proposta politica senza maschere, una proposta politica diretta e chiara. Io desideravo salutare e ringraziare le forze dell'ordine presenti in tutte le iniziative che si sono tenute in città in questo momento frenetico di politica e che hanno garantito la sicurezza, hanno garantito il giusto svolgimento di tutte quelle iniziative politiche e iniziative collaterali alla politica che si sono tenute in tutte le parti della città. Grazie, grazie, grazie. Perché abbiamo deciso di parlare a Piazza Sant'Anna? Perché abbiamo deciso di chiudere la nostra campagna elettorale in questa piazza? Sicuramente non siamo qui per rivendicare radici, per rivendicare appartenenza a questa piazza, perché non abbiamo l'appartenenza, non abbiamo le radici, non abbiamo la presenza quotidiana in questa piazza. Questa presenza, queste radici le lasciamo a chi da 10-13 anni a questa parte è venuto qui a dirvi che fa parte di questa piazza, che fa parte di questa zona, che fa parte della marineria e ha ridotto questa piazza in un letamaio, vi ha abbandonato, vi ha lasciato al vostro destino. Sono venuti qua con scadenza elettorale, sono venuti nel 2004, sono venuti nel 2009 e sono venuti 3 anni fa a dirvi che costruivano l'acquario, che veniva fuori l'interporto, che si prendevano cura dell'autorità portuale e dei pescatori, che questo era il cuore pulsante della marineria. Guardate che cosa hanno fatto, bugiardi! Guardate cosa hanno fatto, guardate! Il degrado ora è spuntato in campagna elettorale, la scultura del leone, bella, veramente bella. Non siamo qua per dirvi che saremo e che abbiamo sempre partecipato alla vostra vita quotidiana. Siamo qui perché crediamo nella nostra città, perché sappiamo che questa parte di città è una città importante, che ha bisogno di supporto, che ha bisogno di iniziative, che ha bisogno di essere amata. E noi con la nostra presenza stasera qui vi testimoniamo questa nostra voglia di starvi vicini. Vi vogliamo stare vicini, cari termitani di Sant'Anna, vi vogliamo stare vicini dopo una lunghissima assenza. Sono venuti ripetutamente ad ogni scadenza elettorale e adesso sotto mentite spoglie si sono ripresentati. Non hanno avuto il coraggio di mettere il simbolo, quel simbolo che rappresenta il primo partito della nostra nazione, quello che rappresenta il governo. Lo tirino fuori il simbolo, tirino fuori il simbolo e ci mettono la faccia col simbolo. Si sono riciclati, si sono nascosti. Noi non abbiamo bisogno di nasconderci, cari termitani di Sant'Anna, non ne abbiamo bisogno. Veniamo qui con la nostra faccia, con la nostra idea e con la nostra proposta, che è quella di amare la nostra città, caro Gino, amare la nostra città e amare questa piazza, perché ha bisogno di supporto. E quindi cosa succede? Succede che all'inizio della campagna elettorale questa proposta politica è stata criticata, qualcuno l'ha attaccata, qualcuno l'ha osteggiata. Noi siamo pronti, cari
confrontiamo, ma sul giudizio, perché non perdiamo tempo sul pregiudizio. Sul pregiudizio noi non ci confrontiamo, confrontiamoci sul giudizio. In politica mi hanno insegnato che chi vuole fare politica deve produrre idee, non deve parlare degli altri. Che producano le idee, che producano i progetti, quelli fattibili, perché stavolta non siamo disposti ad avallare progetti e politica che non ha senso, che non hanno una progettualità vera. Vi hanno proposto l'acquario 3 anni fa, adesso hanno lo scosto il simbolo. Siamo qui stasera, questa è la nostra compagine, siamo orgogliosi di essere qui e orgogliosi di fare parte di questa proposta politica. È una proposta politica seria, è una proposta politica vera per la nostra città. Io vi devo dire che la nostra città è una città che offre una stratificazione culturale importante, una stratificazione culturale seria, ma purtroppo il malgoverno e la gente che alla fine, questi uomini che si sono rivelati inadeguati a governare la città, l'hanno condotta in un baratro. 50 anni fa Pierpaolo Pasolini diceva che l'Italia era come un bambino se non è amato alla fine si ammala, e quindi l'Italia in quel momento era malata. A mezzo secolo di distanza vi diciamo che Termini Imerese, un anziano, è come un anziano che non si è sentito amato ed è ammalato. La nostra città è ammalata perché l'hanno condotto nella malattia, non l'hanno amata. Hanno solo aspettato, l'hanno utilizzata e la volevano utilizzare come trampolino di lancio per i loro obiettivi personali, e sicuramente non hanno mai utilizzato la nostra città come stella polare. La stella polare nostra è quella dei termitani e della città di Termini Imerese, il bene dei termitani e della città di Termini Imerese. La dobbiamo amare, perché Termini ha tante, ma tantissime peculiarità, tante potenzialità. Io ho girato l'Italia in questo anno, dopo il 10 febbraio 2017, ho scritto un saggio e l'ho girata l'Italia. Sono stato ospite da Trieste a Roma, a Catania, a Milano. Ho girato l'Italia per parlare di quello che i termitani hanno fatto per il popolo istriano e dalmata nel secondo dopoguerra. E il riscatto della nostra città di Termini è quello che loro testimoniano, che i termitani sono stati accoglienti. L'accoglienza nostra l'abbiamo nel sangue, perché la peculiarità della nostra città è quella di una città accogliente, di termitani, gente buona dal cuore immenso. E quindi è stato un riscatto per Termini e per i termitani. Quando raccontavo e racconto a queste persone di quali sono i punti di forza della nostra città, abbiamo parlato delle nostre terme, le acque termali, quella risorsa mai utilizzata e mai sfruttata per la nostra città, quella risorsa con la quale hanno giocato e continuano a giocare col parco termale, ci invidiano le terme. Ovunque quella risorsa ha fatto grande la città, tutte le città termali, tutte le città che hanno una risorsa termale sono ricche, hanno utilizzato quella risorsa per il bene comune. Loro ci hanno giocato, continuano a giocare. Adesso si nascondono, adesso spuntano, si riciclano, dicono che non c'entrano nulla, che tutta la colpa ce l'ha l'ex sindaco e tutti loro che governavano assieme a loro. Lui che cosa hanno fatto? Io il tempo è breve, desideravo
chiudere, le cose sono tante da dire, siamo stati, Termini è stata per troppo tempo, dal 2004 è stata in mano al centro-sinistra e l'hanno condotta al baratro, ci hanno fatto credere di fare i grandi progetti. Termini ha bisogno di poco, ha bisogno della polizia, ha bisogno di tutti quei servizi essenziali che rendono la città vivibile, affascinante. Questa piazza ricorda benissimo, a un certo punto ci hanno detto qualche anno fa, l'anno scorso, 2 anni fa, adesso non ricordo, che questa era la città dello sport. Ma quale sport? Pepe Longo, quale sport? Questa è una città prestigiosa, è una città prestigiosa per lo sport. Abbiamo avuto la grande Termitana, c'era una diatriba in questa piazza, si parlava di calcio, c'erano 5, se non ero piccolo, c'erano 5 o 6 società sportive, c'era la Termitana, il Real Termini, la San Carlo, c'era la Stella del Mare dello zio Tulipova, c'era la San Carlo, c'era la Est Giovanile del mio amico Buonanima, ciao maestro Giammarinaro, c'erano tutti questi, dove sono andati? L'hanno fatto scomparire. Non esiste una struttura pubblica sportiva capace di accogliere i ragazzi, capace di togliere tutta quella gente che è stata tolta da questa piazza e da tutta la città di Termini Imerese per andare a fare sport. Quindi, per chiudere, il nostro impegno è, caro Fabio, caro Giuseppe Prova, il nostro impegno è quello di dire ai nostri amici, che ripeto, siamo venuti qua, siamo venuti in questa affascinante piazza per dire che noi saremo un pungolo per il nostro sindaco, saremo presenti quotidianamente con il nostro assessore, con i nostri consiglieri comunali. Grazie Licia per quello che stai facendo per la lista di Fratelli d'Italia. Saremo presenti e la città dovrà avere tutti quei servizi essenziali, tutte quelle opportunità che una città civile deve avere. Sicuramente, e questo ve lo posso promettere, non utilizzeremo e non consentiremo a nessuno di utilizzare Termini Imerese come trampolino di lancio. Termini deve ritornare ad essere la Civitas splendidissima di prima. Grazie a tutti, amici termitani di Piazza Sant'Anna. Grazie Fabio e buonasera a tutti. Il tempo è tiranno, abbiamo solo mezz'ora e quindi il mio sarà più che un comizio un appello al voto, diciamola così, perché dobbiamo cercare di fare tutto rapidamente, ahimè. Molti di voi mi conoscono, altri no. Io non sono un candidato, sono un sostenitore e un attivista di un partito, i Fratelli d'Italia. E in questa piazza ho parlato tanti anni fa da questo balcone per un altro partito che è a monte di Fratelli d'Italia, per il Movimento Sociale Italiano, che a me è rimasto nel cuore. Ma non è di questo che devo parlare, perché chi come me ha vissuto certi momenti, chi crede, già condivide certe aspirazioni, certe scelte politiche, certe, diciamo, destinazioni politiche che abbiamo intrapreso. Il mio vuole essere solamente un appello a quella che è la vostra intelligenza. Voi sarete chiamati, noi saremo chiamati tra 2 giorni, domenica, a esprimere un voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e a esprimere un voto per l'elezione del nuovo sindaco di questa città. E quando è cominciata questa campagna elettorale ci siamo trovati davanti a uno scenario frammentato, tanti soggetti, tanti candidati, e tra questi noi abbiamo fatto una scelta politica di coerenza, centrodestra nel centrodestra, è una scelta che si chiama Francesco Giunta, che io ringrazio di essere presente, e non perché ha
ha la gamba rotta, è bello, brutto, simpatico, antipatico, ma per una scelta di coerenza. Io non voglio, credetemi, polemizzare con nessuno, però voi, io, noi viviamo a Termini Imerese e ci conosciamo tutti, sappiamo il passato di ciascuno di noi, sappiamo Tizio, Caio, Sempronio, cosa hanno fatto o dove erano un mese fa, due mesi fa, un anno fa, un anno e mezzo fa, eccetera. Sappiamo chi ha governato questa città negli ultimi 3 anni, negli ultimi 5 anni o negli ultimi 10 anni. Ed è troppo facile, credetemi, fare dito dopo la pata un capre espiatorio. Per me, non ho vergogna di dirlo, è un amico e rimane tale, al di là delle scelte politiche. Gli auguro di risolvere le questioni che ha, ma lui era un soggetto nella politica termitana, ma non il solo. E allora, siccome ciascuno di noi è frutto del suo passato, quando andrete a votare, riflettete sulla storia dei singoli soggetti che sarete chiamati a votare, non sulle persone. Io sento dire Tizio è un galantuomo, vero, nessun dubbio, Tizio è un galantuomo, Fasone, Preti, tutti galantuomini, ma io non esprimo un giudizio sulla persona, lì ve ne guarderei bene, ma esprimo un giudizio sul politico e non posso esimermi da dire e da chiedere a voi, a me stesso, Tizio, Caio, Sempronio, che piaccia o non piaccia, un ruolo politico lo hanno avuto in questa città, cosa hanno fatto per questa città? Perché il giudizio va dato, non me ne voglia nessuno, io parlo di me stesso così non si offende nessuno, ho svolto il ruolo di assessore, sulla mia persona si può pensare il meno e il male e mi si dice in quegli anni hai fatto una cosa X e non hai fatto una cosa Y, sarà ricordato o non sarà ricordato. Vincenzo Casone, splendida persona, persona corretta, ha svolto il ruolo di assessore per 20 mesi. Non è un reato fare l'assessore con Burrapato, assolutamente no. Ma da politico la domanda è ovvia. Cosa hai fatto in quei 20 mesi? Cosa hai lasciato a questa città in 20 mesi? Perché io non devo giudicare la persona, ci mancherebbe, ma devo giudicare la politica di quella persona. E questo vale per tutti, vale anche per me, ma vale per tutti. Ecco perché abbiamo scelto Francesco Giunta. Gli si potrà dire ciò che si vuole, può piacere o non piacere, ma un dato è certo. Lui non c'era 3 anni fa, lui non c'era 5 anni fa, lui non ha responsabilità politiche, non ne ha. Si può criticare anche il padre di Francesco, io pure ho avuto un'esperienza critica nei confronti di un'amministrazione di 10 anni fa, ma non lui, lui non era presente. Allora quando noi dobbiamo fare una scelta come Fratelli d'Italia, noi facciamo una scelta politica. Noi siamo la destra e siamo a destra e facciamo una scelta sulla persona, sulla base di quelle che sono le aspirazioni di questa persona. Io ho 45 anni e concludo dicendovi questo. Termini Imerese è una città piena di problemi, piena, strapiena, di cui ci lamentiamo tutti, però improvvisamente un mese prima delle elezioni sembra diventare il paradiso terrestre. Riflettete, perché sono le stesse persone che oggi dicono che vorranno creare questa città come una sorta di città dei balocchi, ma questa città rimarrà tale e quale se non ci si impegna a fare poche cose concrete. Ecco perché Francesco Giunta, ecco perché il centro-destra, ecco perché Fratelli d'Italia si è impegnata a dire vogliamo non la città dei balocchi, non il paradiso terrestre che si vede e si sente ogni giorno, vogliamo una città normale, vogliamo una città come tante cittadine vicine a Termini Imerese, questo vogliamo non bucare le ruote se ci troviamo con le macchine, vogliamo una città pulita, ma quale aspirazione è una città pulita? È la normalità, vogliamo una città che risolva i problemi essenziali. Questo vogliamo e questo ci impegniamo a fare, non il paradiso terrestre, che qua a Termini non esiste sulla terra, chiaramente una città normale. Concludo dicendo, amici miei,
date veramente un voto, date sostegno al candidato a sindaco Francesco Giunta e date sostegno alla lista Fratelli d'Italia, che ha avuto il coraggio contro tutti, contro tutto, da soli, di riportare, questo è un motivo all'orgoglio, e concludo, la fiamma tricolore sulla scheda elettorale, che voi troverete grazie all'impegno del sottoscritto, ma soprattutto loro, dopo anni e anni di vacanze di questo simbolo. Grazie. Buonasera a tutti. La campagna elettorale volge al termine, sono poche ore veramente, mancano veramente poche ore. Abbiamo trascorso una campagna elettorale davvero faticosa e lunga, che ci ha impegnato nel fisico, nella mente, ma soprattutto con il cuore. Ci siamo impegnati per un progetto, il nostro progetto di Fratelli d'Italia. Non è quello di fare salire il nostro candidato al Consiglio Comunale, non è quello di fare salire il nostro candidato sindaco al Comune di Termini Imerese. Il nostro progetto è Termini Imerese. Il nostro progetto è quello di... Il nostro progetto è quello di dare una speranza ai cittadini di Termini Imerese, quello di fare di Termini Imerese finalmente una città che ci inorgoglisce, quello di consentire ai cittadini di Termini Imerese di essere fieri di vivere in questa città. Sotto c'è l'antenna, lasciale. Di vivere in questa città. E allora ecco che la nostra scelta di Francesco Giunta come candidato sindaco di Termini Imerese è uno strumento per portare nuovamente la speranza a Termini Imerese, uno strumento per portare nuovamente la normalità a Termini Imerese. La normalità, cos'è la normalità? È uno slogan forse troppo poco ambizioso? Eh sì, me lo sono chiesto anch'io, si può proporre alla cittadinanza di dare il voto ad una persona che ti promette solo la normalità. Ebbene sì, è l'unico progetto serio che c'è oggi a Termini Imerese. Perché? Perché la normalità ce ne dobbiamo accontentare? No! Non ci possiamo permettere di accontentarci della normalità per un motivo solo. Perché non c'è la normalità a Termini. Oggi Termini non è una città normale. Oggi la normalità è un obiettivo a cui dobbiamo mirare. E siccome io non voglio affidare ai miei figli un domani una città dove lottare per ottenere la normalità, ecco che dobbiamo scendere in campo. Ecco che ci rimbocchiamo le maniche. Mettiamo tutte le nostre energie con l'impegno civico che ci contraddistingue per parlare alla gente e per far sì che possa arrivare ai cuori e alle orecchie della gente il progetto politico di Francesco Giunta, sindaco di Termini Imerese. L'unico che fa delle proposte concrete, proposte serie, proposte che non temono smentita, perché non si dicono, non si illudono i cittadini con proposte irrealizzabili. Prima di parlare si deve sapere dire ai cittadini che ti ascoltano come intendi realizzare quei programmi elettorali. Non si può illudere la gente, ma noi sappiamo anche bene che ciascuno di noi ha una propria storia politica, una propria storia personale, delle tradizioni. Sappiamo che prima di parlare con la gente dobbiamo acquisire, dobbiamo avere, dobbiamo dimostrare credibilità, affidabilità, coerenza. È per questo motivo che oggi il progetto di Francesco Giunta, sindaco di Termini Imerese, lo sosteniamo con il nostro simbolo, con il simbolo della destra di Termini Imerese, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, che è stato il mio simbolo in passato, lo è oggi e lo sarà anche domani, del quale non ci vergogniamo affatto. Non siamo noi a doverci vergognare, ci sono altri soggetti che devono vergognarsi tanto da non mettere la faccia, da non mettere un simbolo davanti alla loro candidatura. Noi oggi siamo qui con la coerenza di sempre, con i programmi di sempre e con la serietà di sempre.
Oggi ci sentiamo dire da parte degli avversari politici, ci sono un gruppo di ragazzi, giovani per lo più, persone oneste, persone in gamba, valide, sono i 5 Stelle, che non fanno altro che denigrare e attaccare i partiti politici perché sono il frutto della mala politica e sono il frutto della disonestà e sono il frutto della mancanza di legalità. Poco fa ho carpito una parola del candidato che c'era prima di noi su questa piazza che diceva: votate una volta per tutti per gli onesti. Ma chi sono gli onesti? Sono solo 5 Stelle gli onesti. Ma chi ve lo dice che siete detentori della legalità? Chi vi autorizza a parlare come titolari di valori, di legalità, di onestà? E basta. Siete onesti come sono onesto io, come tantissima gente onesta c'è alle mie spalle, accanto a me per fortuna. Come ce ne sono degli altri schieramenti politici, nessuno detiene lo scettro della legalità. E allora oggi dobbiamo essere seri, non dobbiamo ritenerci grandi perché ce lo diciamo noi, ma dobbiamo dimostrare la legalità e l'onestà che ci contraddistingue, e in questo non abbiamo alcun timore, siamo certi di quello che diciamo. Fino a quando i 5 Stelle, che sono un movimento che nasce dalla protesta, è un movimento che nasce per cibarsi del malcontento popolare, attaccano i partiti politici, io lo posso pure capire. Stanno facendo quello per cui sono nati, attaccare il sistema costituito. Gli onesti non siete solo voi, gli onesti siamo pure noi, abbiamo una semplice differenza con voi. Noi rispettiamo le istituzioni, rispettiamo l'ordine costituito e se vogliamo cambiare il sistema lo facciamo nel rispetto delle regole che lo contraddistinguono. Questo è quello che noi vogliamo. Ma possiamo pure mettere da parte le polemiche, perché se sono un gruppo di ragazzi che nascono per questo, io posso pure soprassedere sui 5 Stelle che aggrediscono i partiti politici e che sminuiscono il valore della tradizione e della coerenza che comportano i simboli che noi sosteniamo. Ma quando questo diventa un slogan elettorale elargito da un palco, da un pulpito, dal personaggio delle istituzioni, come mi è capitato di sentire qualche giorno fa da un comizio del mio avversario politico, e allora questo no, questo è inaccettabile. Non posso stare ad ascoltare un personaggio delle istituzioni che tanto ha avuto dalla politica, tanto ha avuto dalla fiamma tricolore e dal nostro partito, sentire dire che non si deve dissacrare la fiamma, che la fiamma non conta niente, addirittura associarla alla faccia del martello che si devono tenere da parte. Questo è inaccettabile per chi ha a cuore la coerenza, per chi ha la serietà che lo contraddistingue da quando è nato. Ebbene, questo non è uno sfogo, questo è semplicemente un dovere per chi parla pubblicamente, per chi parla con idee politiche radicate e chi tiene alla propria e alla coerenza di quelli che gli stanno accanto. E allora Francesco, io ti dico che con la nostra coerenza, con la nostra serietà, siamo al tuo fianco per un progetto che può non sembrare ambizioso, ma oggi purtroppo è l'unico praticabile, quello di una Termini normale. Io invito tutti domenica a votare Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, e a votare Francesco Giunta Sindaco, che è l'unico progetto, l'unico strumento per realizzare qualcosa di concreto, di vero, a Termini Imerese. Grazie. Corre l'obbligo, però, scusate se leggo perché a memoria posso fare qualche passo, ringraziare tutti i candidati e tutti i ragazzi, le ragazze che si sono spesi in questa campagna elettorale per la lista di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale. Licia Pullone, Antonio Cappella, Matteo Boccherino, Giuseppe Poma, Jessica Capuano, Francesco Ceraulo, Antonino Cosentino, Lina Di Gaetano, Raimondo Guerri, Roberto.
nessuno pensava che saremmo riusciti a fare questo. Noi invece abbiamo creato una lista di persone che si sono volute misurare con la gente di Termini Imerese a cercare il consenso. Vogliamo che vinca, torna a vincere la politica a Termini Imerese. Vedete, il rammarico più grosso di questa settimana di campagna elettorale è che si è parlato troppo di volantini misteriosi, diffamatori e poco di programmi e di valori. E questo è già la sconfitta della politica a Termini Imerese. Noi in quei giorni dividevamo il nostro programma per le vie di Termini Imerese, ma non ha fatto lo stesso scalpore. E allora chi vinca, vinca domenica, però che torniamo ai valori, torniamo alla buona politica, torniamo all'educazione, torniamo a tutto ciò che a questa città è mancato. E allora questo è l'augurio che rivolgo a tutti, questo è l'augurio che rivolgo ai candidati di Fratelli d'Italia, questo è l'augurio che parte da Piazza Sant'Anna, una piazza storica per la destra di Termini Imerese, una piazza nella quale tutti coloro che hanno militato in quest'area politica sono legati. In bocca al lupo a tutti, spero grandi successi per tutti i candidati, soprattutto nostri, non me ne vogliono quelli delle altre liste, ma è così. E un in bocca al lupo affettuoso a Francesco Giunta. Francesco, meriti di diventare il sindaco di questa città e noi auspichiamo di essere al tuo fianco. Grazie e scusate di nuovo se ci siamo un po' prolungati. Grazie.